L'appello del presidente Branca era importante. Serve la gente per questa viola, serve coinvolgimento. Un bilancio? Il bilancio che oggi si è vinto è soprattutto grazie alla gente che ci ha spinto fino all'ultimo secondo a credere in questa partita e anche per l'atteggiamento dei miei giocatori che sono convinto abbia fatto piacere ai miei tifosi, ai reggini, ai miei concittadini vedere in una squadra che rappresenta i colori, rappresenta la città dove vivono. Quindi due cose positive, sicuramente la tanta gente che è venuta a vederci e l'atteggiamento dei miei ragazzi e dei giocatori che sono stati sicuramente un atteggiamento positivo per 40 minuti ed è quello che so benissimo che i miei concittadini vogliono vedere sempre. Cosa è andato e cosa no? È andato l'atteggiamento, perché sicuramente di quello possiamo parlarne, e tante altre cose non sono andate, non mi sono piaciute. Dobbiamo migliorare in tanti aspetti, dobbiamo essere un po' più squadra in alcune cose, soprattutto offensivamente parlando. Abbiamo incontrato comunque una squadra estremamente preparata, grossa fisicamente, che ha difeso veramente forte per 40 minuti e ci ha messo in difficoltà, però questo non vuol dire che non dobbiamo essere un po' più organizzati, ce le abbiamo le cose, le stiamo iniziando a mettere e dobbiamo cercare di rimanere anche all'interno dei giochi quando effettivamente questo ci conviene ed è necessario, cosa che poi abbiamo fatto nel momento più importante, cioè abbiamo chiamato time out, abbiamo seguito una cosa che ancora la squadra non aveva preparato, però l'abbiamo eseguita bene per un tiro da 3 punti casini che ci ha rimesso completamente in gioco a 1 minuto e 15 dalla fine. Quindi la dimostrazione che se questa squadra segue riesce a far canestro ugualmente e può anche ogni tanto cercare di giocare più insieme e lasciar perdere le buone individualità che questa squadra comunque possiede. Soltanto precampionato, ma fa un po' specie vedere che Trapani batte addirittura Varese dopo aver giocato contro la Viola e perso. Ma sai, è sempre basket d'estate, quindi dobbiamo solamente prenderci e guardare dentro casa nostra e non guardare alle partite in sé, ma cercare di capire dove bisogna lavorare un po' di più, dove invece abbiamo fatto delle buone cose, cercare quindi appunto di ripetere per cercare di farlo ancora meglio e quindi cercare di prendere questi test come un'interrogazione, voglio dire, no, quando un ragazzo va a scuola si prepara la settimana per fare l'interrogazione. Non è andata benissimo, è andata discretamente bene, potevamo fare meglio, questo vuol dire che abbiamo ancora tanto da lavorare e sappiamo benissimo dove abbiamo fatto degli errori, perché questa è una squadra che consapevole capisce quasi subito. Sorridiamo. No, questo è fantastico, però, ragazzi, vedete che me mi In diretta. fregate. Così mi fregate, venite tutti, così mi fregano, perché questa è straordinariamente bella. Io volevo fare la mia intervista Tutto in comunque. diretta. No, ma il massimo è che mia moglie si preoccuperà, perché questa cosa la voglio comprare, mi ha già detto che non me la compra, quindi 3, vai. 2, 1, lucina rossa.